Ciao, sono Chiara, vi parlo dal laboratorio creativo di Merceria Tante Idee. Oggi vogliamo farvi vedere una bellissima novità che trovate già sul nostro sito, che sono i pannelli in pannolinci stampato della linea Easy Sewing. Allora, vedete qua davanti, ve ne abbiamo già srotolato uno. Questi sono pannelli molto molto carini perché hanno proprio già la stampa del decoro. Fronte e retro, è sufficiente tagliarli, incollarli o cucirli come preferite per creare tantissime cose. Allora, questo è il primo che abbiamo cominciato a lavorare, quindi questi facciottini di coniglietto, come vedete qua ne abbiamo già realizzati tutti e tre, ok? E dopo vi diamo anche qualche idea su come lavorarli. Vi faccio vedere anche gli altri. Allora, questo qui, ad esempio, è proprio primaverile, anche qua coniglietti, con una bellissima targa effetto legno con scritto Spring, carotine e fiori. Questo qui con i coniglietti Welcome, quindi anche questo molto bello per creare, vedete, delle ghirlande, anche dei fuoriporta. Oppure questa qua è molto carina, l'idea della taschina, l'appendino da mettere alla maniglia delle porte. Poi abbiamo i baby, quindi in questo caso è l'orsetto con la scritta baby al femminile, anche qua lavorato come vi ho fatto vedere il pannellino prima Spring, quindi sia con la possibilità di fare il cuore con sopra la ghirlandina, ma anche l'appendino da appoggiare alla maniglia della porta. Ovviamente questo ce l'abbiamo anche maschile per i maschietti, che è questo qua, quindi rifinito in azzurro. Vedete, anche i colori sono davvero molto belli, tenui, particolari, si adattano perfettamente in qualsiasi ambiente. Poi abbiamo questo con il gattino, fantastico. Questa è proprio una staccionata con la scritta I love my cat, o meglio, I love my, e poi c'è il gattino. Questo qua vedete proprio come verrebbe finito il progetto. Ok, e questo ce l'abbiamo sia con il gattino che ovviamente con il cagnolino. Scusate. Questo è il cagnolino. Vedete com'è bello, sempre con la staccionata. Allora, questo è giusto per farvi vedere un attimo le fantasie disponibili. E volevo invece adesso farvi vedere in quanti modi possiamo proprio lavorarlo, nel senso che eventualmente si potrebbero anche proprio incollare con la colla a caldo, se siete bravi ad utilizzarle e non fate troppi pastrocchi, oppure li potete cucire. Cucire come? Allora, o a mano con un classico punto festone, come vedete qua, ok? O a macchina in due modi diversi. Vedete? Qua abbiamo la cucitura nascosta, quindi in pratica la cucitura interna, e poi i pannellini sono stati rivoltati. Qua invece abbiamo la cucitura vista che ci lascia questo bordino, che appunto può essere ulteriore decorazione. E, per chi preferisce avere questo effetto un po' più country, ecco. Allora, dopo vi faccio vedere anche proprio come impostare le due cuciture con la macchina, in modo che sia più semplice farla a casa. Mentre per quanto riguarda il punto festone, vedete qua ne abbiamo lasciato uno solamente iniziato. Quando l'ho cominciato a cucire, ovviamente cucite non tutto il contorno, ma lasciate una parte aperta in modo tale che poi si possa imbottire. Per quanto riguarda le orecchiette, vedrete che possiamo, vedete che queste le abbiamo anche piegate, anche perché dall'altra parte c'è un decoro, che in questo caso è un cuoricino, ma in altri casi come questo ad esempio è una toppa, che è carino far vedere proprio con l'orecchio piegato. Come facciamo a piegare l'orecchio? Beh, ovviamente con un ferrettino di metallo, quindi molto semplice. Cosa facciamo? L'ideale sarebbe, prima ancora di cucire, aver già incollato il nostro ferrettino
da un lato, quindi su una delle due metà del pannellino. In questo caso ce l'avamo dimenticate e quindi lo andiamo a incollare adesso. Quindi è un attimino più antipatico perché è già quasi completamente chiuso, però si può fare tranquillamente. Quindi se anche vi dimenticate, sapete che c'è sempre la possibilità di risolvere. Quindi inserite il vostro ferretto, poi da una parte dove siete più comodi mettete proprio un puntino di colla caldo all'estremità del ferretto e fate in modo che si fissi al panno. Dall'altra parte è sufficiente proprio un altro puntino di colla, quindi non c'è bisogno che sia tutto quanto incollato. Quindi andiamo proprio a infilare la punta della pistola a caldo. Teniamo, abbiamo solamente cura di tenere sospeso, sollevata la parte superiore in modo tale che non si incolli tutto assieme, ma vedete, la colla a caldo è lì e terrà fermo il ferrettino. Quindi molto molto semplice. Ecco qua. Per quanto riguarda l'imbottitura, allora, per imbottire nel modo migliore, assicuratevi sempre di andare a spingere l'imbottitura innanzitutto proprio contro i bordi, in questo modo, in modo tale che non rimangano parti vuote. Quindi ovviamente comincerete con la parte più lontana dal vostro foro, dalla vostra apertura, però spingendo proprio verso i bordi. Quindi qua dovete avere proprio un bel salsicciotto che vi riempia bene e pian piano in questo modo andate a riempire tutto quanto. Perfetto. Adesso questa, come vedete, è una prima idea che abbiamo buttato giù con la nostra nuova ciniglia crinkle e quindi in questo modo potrebbe essere una delle tante idee. Adesso vi faccio vedere come cucire e nei due modi a macchina. Allora, per cucire, come vi dicevamo prima, con diciamo dal diritto lasciando il bordino a vista, facciamo in questo modo: andiamo a fermare assieme con degli spilli il davanti e il di dietro, guardandoli proprio dalla parte diritta. Ok, in questo modo andiamo a cucire leggermente all'interno del bordino. E solo successivamente andiamo poi a tagliare a filo perfetto, perfettamente tutto il nostro bordo. Vi dico di non tagliarlo prima perché quando cucite a macchina è molto più facile avere, diciamo, un pezzo di stoffa, in questo caso di panno Lenci, un pochino più largo, in modo tale da essere sicuri di non uscire magari col punto da una parte o dall'altra. È proprio un discorso di semplicità. Altra cosa, da dove cominciamo a cucire e dove ci fermiamo? Allora, io vi consiglio sempre di cominciare a cucire e di fermare la cucitura nei punti in cui sarà più facile nascondere, diciamo, la cucitura finale. Quindi in questo caso, quale potrebbe essere la parte più facile da nascondere? Sicuramente la parte del mento, dove possiamo applicare un fiocchettino. E nel caso appunto la cucitura non ci venisse perfetta, che va sempre a nascondere e chiudere tutto quanto. Ok, quindi a questo punto questo è un panno Lenci molto sottile, quindi si riesce a vedere bene come posizionare i due pezzi. Basta metterli un attimo contro luce e riuscite proprio tranquillamente a far combaciare le due parti. Quindi andiamo. Io comincerò a cucire più o meno qua, in modo tale da lasciare circa 3 cm di bordo aperti per poterlo poi imbottire e finirlo poi chiudendolo a mano. Quindi andiamo a posizionarlo sotto la nostra macchina da cucire. Il punto, come vi dicevo, lo andremo a fare leggermente interno rispetto al bordo del nostro coniglietto e partiamo. Allora, ecco, sono tornata indietro un attimo per finire. Andate, io adesso sto andando lentamente così la curvatura dovrebbe venire bene. Io non sono un'esperta di cucitura macchina, è proprio la base.
Ecco qua, vedete che la cucitura è venuta bene. Adesso semplicemente andiamo a seguire proprio il bordo con un paio di forbici che taglino bene, mi raccomando, e vedrete che abbiamo il nostro lavoro pulito, perfettamente combaciante sia davanti che dietro. In questo modo andiamo poi a cucire tutte le varie parti che ci servono per assemblare il nostro coniglietto. Ecco, qua abbiamo spazio a sufficienza per andare poi a inserire l'imbottitura, e poi chiuderemo o a mano, oppure possiamo sempre riprendere un pochino il punto con la macchina da cucire per fermare il tutto. Se invece preferite la cucitura nel retro, diciamo, in modo tale da poter poi rovesciare il nostro pezzo da imbottire e avere appunto la cucitura, diciamo, invisibile, allora facciamo in questo modo: andiamo a far combaciare, andiamo ad appoggiare i due pannelli che ci servono dritto contro dritto. Vi mettete un pochino in controluce per vedere appunto di far corrispondere bene i bordi sia da una parte che dell'altra. Questo è un pannolinci, vi ricordo, abbastanza sottile, quindi riuscite a farlo tranquillamente. Vedete come ho fatto qua, e poi fermate con degli spilli e cominciamo a cucire. Qua possiamo cucire sia direttamente proprio sul bordo che vediamo in controluce. Se fate fatica a vederlo, potete anche andare a riprenderlo un attimino con una penna o con una matita, in modo che sia un po' più evidente, oppure potete anche stare proprio per sicurezza leggermente all'interno, in modo tale da essere sicuri al 100% nel momento in cui lo andremo a rovesciare, che non sbuchi una qualche fessura bianca. Ok, quindi una volta fermato andiamo a cucire. Partiamo, ecco, allora proprio in questo momento sotto la luce vedo che sotto la luce della macchina da cucire vedo che faccio più fatica a vedere il bordino, quindi me lo vado proprio un pochino a segnare con una penna, se trovo una penna che scrive. Vanno benissimo anche le penne magiche, quelle apposta per il cucito, che così dopo svaniscono. Non le vedete più. Però è sufficiente proprio giusto per avere un attimino più la visione un po' più semplificata. Anche se devo dire che forse invece il problema è un altro, cioè che non mi sono messa gli occhiali. Comunque, sono lì. Ah, vabbè, ormai è lo stesso. Vediamo, adesso ci vedo bene. Quindi abbassiamo il piedino. E in questo caso non mi serve che lasciamo uno spazio, diciamo, vuoto per poter imbottire poi la testa del nostro coniglietto, perché vedrete, la rivolteremo diversamente. Abbassiamo il nostro piedino e cominciamo a cucire. Scusate un attimo. Allora, qua. Torniamo indietro un attimo, così faremo il punto. Adesso tagliamo leggermente, lasciando un margine di circa 2-3 mm rispetto alla cucitura.
Ecco qua, togliamo gli spilli. Apriamo. Andiamo a fare un taglietto, ovviamente, della parte del retro della testina. Andiamo a rivoltarlo. Aiutatevi con le dita proprio a spingere bene verso l'esterno la cucitura. In questo modo abbiamo la cucitura a scomparsa, non la vedete, e possiamo cominciare a imbottire. Bene, per il momento vi abbiamo fatto vedere il primo progetto. A breve faremo in modo di farvi vedere anche i progetti con tutti gli altri pannelli. Vi ricordo che sono già disponibili sul nostro sito di vendita online, quindi www.merceriatanteidee.it. Continuate a seguirci sui nostri social, quindi YouTube, Facebook e Instagram. Ciao, alla prossima!